Siamo al terzo numero del 2023 del Risveglio Popolare, il settimanale in edicola giovedì. Ben ritrovati amici lettori del Risveglio Popolare. In edicola lo trovate a 1,40 euro, ma in abbonamento, e il periodo dell'abbonamento è ancora aperto, ovviamente è più conveniente come prezzo e anche come comodità. Lo ricevete nella buca delle lettere oppure l'avete in digitale sui vostri device. Con che cosa apriamo? Su cosa centriamo la nostra e la vostra attenzione sul numero in edicola giovedì? Sullo spopolamento delle valli, e non soltanto la valle di Ponte Canavese, ma un po' tutte le valli sono affette purtroppo dalla diminuzione degli abitanti. Come frenare la discesa? Ci poniamo anche la domanda in una pagina completamente dedicata a questa tematica. Sono soprattutto i centri maggiori che si rimpiccioliscono sempre di più e soffrono appunto della diminuzione degli abitanti. Su 15.000 complessivi, abbiamo scritto nella prima pagina, i 60 anni sono stati persi 8.500 residenti, tanti. Ricordiamo anche nella prima pagina l'appuntamento della prossima settimana, martedì a Romano Canavese. La diocesi si ritrova per la messa di suffragio del Papa Emerito Benedetto XVI, deceduto il 31 dicembre del 2022. Un'occhiata anche interessante con un punto interrogativo per il progetto Italvolt di Scarmagno, e ci chiediamo, anzi giriamo la domanda a chi di dovere: ma siamo già ai titoli di coda? Anche se forse non si sono neppure visti i titoli di apertura. Passa il tempo, scadono delle scadenze e nulla si muove. Interessante il servizio nelle pagine interne del giornale. Poi i titolini che ci rimandano appunto nelle pagine interne e solleticano un po' la vostra curiosità: il carnevale di Ivrea, i preparativi avanzano, la presentazione degli abbai il 15 e il 12 di febbraio, i volontari ci raccontano invece la povertà che si registra in quel di Chivasso, e poi, seppur con ritardi notevoli, almeno è arrivata la notizia dell'appalto entro il 2023 per la elettrificazione del Rivarolo Ponte Canavese. Il nostro editoriale è intitolato Il nostro patrono, San Francesco di Sales. Tutte le categorie di lavoratori hanno un patrono, anche noi giornalisti ne abbiamo uno, e sul perché sia il nostro patrono, su quello che ha fatto e sull'esempio che noi dobbiamo seguire, vi proponiamo la riflessione dell'editoriale. Grazie a tutti e buona lettura!